Ciao, sono Buco, ragazzi, mando un saluto a tutti, come si chiama, a chi guarda Rocol, i telespettatori di Rocol. Ciao. Questo di Invece Sì, ho iniziato a scriverlo nel 2018. I primi versi mi sono venuti dopo che la Juventus aveva preso Ronaldo. E non... sono venuti fuori un po' per caso, non volevo per forza mettere un riferimento alla mia squadra del cuore. È venuto perché per noi juventini era un evento. Non avrei neanche mai pensato che sarebbe poi diventata una canzone così importante. Avevo già lo sviluppo, ma dovevo completarla. La musica di Invece Sì, allora, l'avevo già in mente anche già questa qua nel 2018. Poi quando Amadeus mi ha chiamato subito dopo il Festival 2020, chiedendomi se volevo tornare, tra le tre opzioni questa qui era già quella che avevo in mente, perché già in origine avevo in mente qualcosa. E musicalmente volevo fare una cosa molto, molto classica, e quindi c'è infatti un ampio uso dell'orchestra, fiati, violini, e casca anche a pennello perché si differenzia molto da Sincero. Almeno faccio due festival con due canzoni diverse. Sul palco a me non piacciono molto gli effetti speciali, quindi cercherò un look, ad esempio, diverso dall'anno scorso. L'anno scorso aveva un senso che mi presentassi in un certo modo, con capello corto, con la barba fatta, il completo, infatti andava benissimo così. Quest'anno no, un look più informale, se vuoi. Per quello che riguarda la strumentazione, no, io canterò e basta. Non ci saranno particolari effetti speciali, voglio che arrivi la canzone. Repack, che ha un titolo che richiama quello dell'anno scorso, ma non è uguale, è ribaltato. L'anno scorso il disco si chiamava Christian Bugatti, e quest'anno ci è venuta un'idea geniale di chiamarlo Bugatti Christian, così non dovevamo usare la dicitura Repack di Deluxe, queste cose qua che a me non sono mai piaciute molto. Allora, il disco dell'anno scorso aveva 9 canzoni, quello di quest'anno contiene le stesse canzoni di Christian Bugatti e ci sono 5 inediti in più, compreso il brano Sanremese. E se tieni conto che fare, quindi vuol dire scrivere, produrre, mixare tutto in meno di un anno, fare anche già queste canzoni in più, è stato... Il tempo ce ne avevamo perché comunque non potevo fare concerti. E quindi ci siamo dedicati a tempo pieno a fare i pezzi, però insomma non è così scontato di trovare anche le canzoni giuste, di completarle. La canzone preferita è legata a un personaggio che per me è la mia canzone preferita della storia di Sanremo. È legata a un personaggio che è Vasco, che non, per me dopo di lui non ho più sentito qualcuno sconvolgermi così tanto. È chiaro che quando uscì, mi riferisco vado al massimo. E Bollicine, io avevo 9 anni, quindi non me lo ricordo, l'ho scoperto posteriore. Ti dico, Vite Spericolate, sì. Senti, prima città. Tornare sul palco di Sanremo mi farà l'effetto, non c'è che ci penserò molto, voglio tornare con lo stesso spirito, con la stessa grinta di quando ho iniziato l'anno scorso, ma in genere come faccio tutte le cose, non mi pongo, non sono paranoico. Arrivo con la mente, voglio arrivare con la mente sgombra e sono concentrata a fare il mio meglio. Certo, una cosa è sicura, che questo te la posso dire, mi manca che non c'è pubblico, che io non mi ritengo un personaggio televisivo, anche se ne ho fatta tanto, ovviamente, soprattutto quest'anno. Ho fatto anche il 1º maggio, è stato bellissimo, però non avere, anche lì non c'era pubblico. Uscire, non avere la gente davanti è tosto, perché io sono proprio che la gente mi piace guardarla quando canto, e non guardarla è solo quella. Il palco in sé, anche l'anno scorso, non ero per niente agitato a salire, anzi, prima del mio turno stavo in camera d'albergo a vedermi le partite, perché magari guardavo altre cose, documentari, a me piace guardare molti documentari, Focus, quelle cose lì. Perché mi rilassa molto il calcio, così ancora. E quindi no, non guardavo il festival, ma non per snobismo, perché volevo stare un po' tranquillo, volevo.